Forse pare quando dici le cose che ti salvi se dicano, questa cosa di Berlusconi, dicano, io non so neanche d'accordo, però la dicano. Allora, forse pare, insomma, sembra che questo Berlusconi, ora mi devi dire, dico, ti hanno fatto, fra l'altro, siamo messi ma Bossi gli ha detto tra questa storia tra Fine e Berlusconi e fa il pacere. Il moderatore, ora se in Italia quello moderato di Bossi, pensate come siamo messi. Io mi è venuto un colpo, quando ho sentito di Bossi, io sono il mediatore. Infatti è stato il mediatore di fotografia. Il mediatore lo fui io, perché non si le dica, capito? Io le mamma e le dica non sti guarda, ma fa culo, ma ogni tanto lo legano, porta via. Bossi mediatore, veramente è sempre il medio signore, abbiamo questa fissazione con il trotti su figliolo, ma a che punto siamo arrivati? Io ti dico, guarda se da mettersi le mani nella fede, ti dico una cosa spaventosa, e gli ha detto, il mediatore, gli ha detto, vuoi pacere? Ora voglio dire, se si intitola la sedia di pacere a Bossi, gli è come titolare un asilo nido a Erode, una cosa per la testa. Io siamo arrivati a un punto, non si capisce proprio a che punto. Allora, speriamo si risolvano le cose, perché poi da quel comunque non vi preoccupate, c'è sempre delle belle cose a pensare, non è che va tutto così male. Qui c'è il mare, per esempio, Marina di Castagneto, tutte le zone qua, un bel tramonto sul Mar Tirreno, capito? Il sorriso di un bambino, l'amore di una donna, l'ultima poesia di Bondi, ci sono le cose belle, insomma. Ci sono delle cose che ti... Ringrazio tra tutti gli amici, c'è anche ragazzi, dicevo così, di Spinoza e Tio, un libro serissimo, una cosa bellissima, e gli mando e vi saluto. È vero che userò moltissime delle loro cose straordinarie di quel libro, naturalmente nella parte che riguarda Dante, un libro serissimo. Saluto ragazzi, e poi, e che volevo dire, non è che sull'economia non è che va meglio, non è che va meglio, Tremonti l'ha detto ora, no? Ha detto alla Puglia è come la Grecia, che la Grecia si è risentita un monte, e poi gli ha detto, dice... E poi gli ha detto, l'ho detto che economica, ha proprio fatto un discorso, proprio Tremonti l'ha detto proprio chiaro, in Italia siamo cresciuti poco, Brunetta si è incazzato per la battuta cretina, ha detto che cazzo, pure detta ci metti, insomma, e poi siamo messi male economicamente, io venivo qua, mi sono fermato, volevo dire a Fondoni, al semaforo c'era un marocchino, ma ha lavato il vetro, poi ho aperto il finestrino, mi ha dato lui un euro a me, bisogna darlo, io no, grazie, va bene. Siamo messi male, ma lo sanno tutti, non è che economicamente mi stanno a sentire quello di Berlusconi, perché arriva ragazzi delle cose da schiantare da ridere. Allora dico, ma lui intanto lui che gliene frega un tiro a queste donne, fa battute qua e là, e uno passare alla storia, capito? Come c'era solo Togliatti il migliore, però di professore, lui o Berlusconi il trombatore, insomma, sono qui. Gli interessa, no? Pensa pure a quello, lui, io no, sono fissa, niente, di campo, non c'è nulla di male, per carità. Allora, si dicano, si scherzi, dicano sempre che abbiano detto queste cose, io non sono neanche d'accordo. Allora si diceva, volevo dire, perché lui quando gli è tremendo, poi quell'altro, madonna ragazzi, Calderoli, tutta la Lega ora piglia una via, c'era su gente, oggi c'è stato il raduno con Calderoli, Maroni, Bossi, si sono visti in una zona di Bergamo, su oggi c'è una decisione, la fotografia, c'era Calderoli con pantaloncini corti, ma non era lì, era una riunione seria del summit, c'aveva una palla di fuori, e ora io dico Calderoli, nulla di male, ma tutte e due di fuori o tutte e due dentro, meglio dentro tutte e due, per carità, però se proprio tu non sai come fare, deciditi, o tutte di qua o tutte di là, ma una fuori e una dentro, mi devi dire poi Calderoli, guarda, sono cose, allora, e poi che se l'hai, ragazzi, siamo messi, ve lo dico io, ma proprio male in questo momento, ma ora noi esattacchiamo il contugolino e parte che a fare un canto di Dante, ora ve lo dire. Qui una cosa seria in questa maniera mi sento un po', come posso dire, come Gasparri del Senato, fuori luogo, insomma, mi sento un po' Gasparri è normale, gli hanno fatto il test antidroga, un cannulo, il test antialcol, nulla, non si capisce, è un caso veramente particolare, dicano, si dice, si pensa, Maurizio si scherza, non si capisce, è un caso veramente particolare, e allora... Silvio, se fa piano della principessa, Silvio! Ma guarda, te ci sta lui di campo proprio, non c'è nulla da fare. Allora, e ci veniva fin da ragazzo lui. Porca miseria. Allora che si diceva? Si diceva di che lui è venuto, ha detto, vogliamo c'è Ghedini, c'ha quell'avvocato, la faccia di Ghedini, ragazzi, non so, come fare solo il bilancio di un'azienda di Berlusconi, giusto? Madonna, la faccia fa paura, Ghedini, Ghedini, dicano altri, io non sono neanche d'accordo. Quindi, ha una faccia, ragazzi.
Blade Runner, ti ricordi quando c'è quello lì, l'androide che dice ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare, Pietini aveva visto, sono sicuro. Quando l'ho visto io dico, cazzo, guarda chi aveva visto quello di Blade Runner, Pietini. Una guarda così, se la mattina si sveglia per lo scolito, ma che dicano, si dice, io non sono sicuro, però anzi sono d'accordo neanche. Allora, comunque lui dice, oh, un processo, un cerverso, la giustizia è bloccata, perché un cerverso venire a capo di nessun processo, neanche con Berlusconi o gli altri, io, facciamo un po' di chiarezza, no? Volevo dire, il processo Mills, ve lo ricordate per esempio, guardate, per la giustizia sono cose difficilissime da risolvere, io li capisco poi i giudici, il Mills per esempio, tre parole, c'è questo Mills che è stato corrotto da un dipendente di Berlusconi, con soldi di Berlusconi, per testimoniare il falso su un processo se non dove veniva condannato con Berlusconi, e non si trova il mandante, guardate che è molto personale. Io ci ho studiato, perché a un certo punto l'hanno domandato, gli è venuto a mettere la domanda a Berlusconi, dice che a lei mandate, l'ho detto no, dice porca puttana, ora lo si fa, ora che si fa? Non si riesce a capire la giustizia, tipo mi sembra bischiare, ma è difficile, quello dice porca, quello gli ha dato soldi per testimoniare il falso, lui un'azienda sua, che cazzo è la mia, mandate, porca, sono lì che ci studia da anni, sono cose difficili la giustizia, è una cosa tremenda ragazzi, io ve lo dico, e quindi che volevo dire? Con Gadini lui però ha visto sempre, io c'è perso fargli un processo, proprio ormai sul computer c'è il virus Berlusconi, blocca tutti i processi, cioè, non si può fare più nulla, è una cosa di... ci scrive però visto, smentisce il giorno dopo, perché lui, voglio dire, quando se ne andrà, come dai, auguriamo di campare mille anni per carità, quello ci mancherebbe, ma io sono, c'ha già pronta lui la lapide sulla sua tomba, capito? Con un buon avvocato sorto anche da qui. E accanto ci mette un'altra lapide di smentita, non mi ha detto quello che c'è scritto io. No, li mette due lapidi, una è quella di smentita, se vogliono, perché se no, anch'io questo, dica, no, sentite di questa, non è mia, è vostra, quindi anzi, non sono neanche d'accordo. Allora, giuro su figlioli e Berlusconi, questo, su figlioli, giuro su mio papà, lui dice, anche su figlioli da mio padre, allora si diceva, insomma, volevo dire, guardate, siamo messi proprio male male, e noi ora, se no veramente si fa troppo tardi, si va a fare questo canto, diciamo così, di della Gherardesca, ora io, naturalmente, e poi, volevo scuola, la deve smettere, si crede veramente Gesù Cristo, e tutti pronti, tutti sotto, oh, anche per lui ti fa bene, oh, un po' di lei, Dio! Oramai è proprio Gesù Cristo, ovvio, tutti romani, va via questo, va via là. È andato un Vaticano l'altro giorno a trovare il Papa, quando è entrato gli ha detto, santità, posso fare qualcosa per lei? Il Papa Berlusconi, naturalmente. Quindi, voglio dire, sono tutti un po' amici. Quando ho visto le elezioni, dice, ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me, ma anche gli atei. Mi dice gli occhi, no? Ecco, ora dico, poi ho visto, quando voleva levare i crocefissi dalle scuole, non mi dimetto, dice, non voleva, posto crocefisso, non voleva andare via. Questo crocefisso nelle scuole, effettivamente, con i tempi che corrono, sarebbe meglio mettere due ladroni, anzi uno solo, quello è un serpentino, non è che voleva dire vero. Ecco, ma si somigliano i Gesù e Berlusconi, i primi 30 anni di vita non si sa di nessuno di due che gli hanno fatto bene, quindi hanno qualche punto in comune. Allora, poi c'è questa cosa delle intercettazioni, non mi devi dire che l'intercettazione, o il che c'ha contro l'intercettazione. Ma volevo dire, ma non è che, dicevo, non è normale un paese in dove si intercetta il Presidente del Consiglio? No! Non è normale un paese in dove chi intercetta, ci trovi il Presidente del Consiglio, che è un'altra affare. Quando c'era Fodio Sciampi, è un intercettato mai. Ma un po', volevo dire, no.